Amici sportivi e appassionati di grandi mete turistiche, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Bike In. Siamo tornati nella splendida Toscana e ci troviamo per la precisione a San Piero a Sieve, circa 30 km da Firenze. Quest'oggi pedalerò nuovamente in compagnia di due grandi amici cari ai nostri telespettatori che mi faranno scoprire ancora una volta le meraviglie di questo Mugello. Buongiorno Mauro. Buongiorno a te. Ti vedo con una tenuta particolarmente storica perché oggi andremo proprio ad individuare quello che è un po' le peculiarità di una manifestazione, la ciclostorica nelle terre di Giotto, che insieme ad altre cose, insomma, tu mi spiegherai bene insieme all'altro Mauro. Certamente, sì, una tenuta per far vedere come di norma si svolgono le ciclostoriche. Qui sul percorso, su una parte del percorso che attraversa territori bellissimi dei comuni, diciamo, del fondovalle del Mugello. Certo. Allora, visto che oggi mi voglio godere appieno questo territorio, questa giornata e questa Toscana soprattutto, mi sono regalato una bicicletta elettrica pedalata assistita, quindi di fatica ne faremo poca, almeno per quanto mi riguarda, me la voglio godere. Bene, farò io per te, vuol dire. Andiamo. Punto di partenza dal centro di San Piero a Sieve. Poi ci siamo inerpicati lungo queste strade bianche che ci hanno portato al Castello del Trebbio. A me personalmente pare di pedalare in un quadro, è un qualcosa di veramente suggestivo. Castello del Trebbio. Poco prima abbiamo visto sulla nostra destra la chiesetta di San Niccolò e Santa Maria Spugnole. Ed ora siamo sulle sponde del lago di Bilancino. Esatto, questo è un invaso artificiale costruito intorno agli anni 90, che è una grande riserva d'acqua per la valle perché rende la possibilità di utilizzare a fini irrigui e per la città di Firenze. Questi percorsi, volendo, vi permettono di allenarvi nel migliore dei modi perché non manca davvero nulla, il terreno è ideale. Sì, sicuramente ci sono percorsi dove ovviamente si va meglio con le bici da strada, no? Però il percorso che noi abbiamo fatto, come lo dimostra anche la mia bici storica, si può fare anche con queste bici. Qua, correggimi se sbaglio, è il territorio natio di Gastone Nencini, uno dei più grandi esponenti del ciclismo italiano. Il paese proprio Bilancino è il paese natale, il luogo natale di Gastone Nencini, il leone del Mugello cosiddetto. E noi intanto proseguiamo. Adesso si sta salendo verso la sorgente di Panna e poi di qui ci si rimette sulla strada statale che porta al Passo della Futa. La salita impegnativa che si fa sentire, ma tutto è allevato dalla bellezza del paesaggio. Piccola sosta meritata. Mi avevi parlato di questo posto, siamo all'interno dei campi da golf, tra l'altro alle nostre spalle riusciamo a dominare da questa posizione proprio Scarperia. Sì, appunto dietro il campo da golf e in lontananza vediamo la torre merlata del Palazzo dei Vicari di Scarperia, dove fra poco arriveremo e la vedremo proprio da vicino. Ma questi suoni, questi rombi che senti in lontananza, non verranno mica dal circuito del Mugello? Davvero, passeremo anche lì, proprio costeggeremo da vicino l'autodromo, proprio dall'autodromo col segnale rosso e verde è partita la Gran Fondo del Mugello. Ecco, vedi, quindi... Quindi non solo motori. Eh beh, non poteva assolutamente mancare questa sosta, ragazzi, no? Perché qui siamo in un luogo simbolo, un luogo forse chiave di tutto il Mugello, perché, come dice la targa alle nostre spalle, qui nasce Giotto. Questa è la casa, diciamo, queste campagne e questo territorio è quello che ha visto, come dire, Giotto in giovane età, come dire, fino a quando poi non si è trasferito anche per i suoi studi e per le sue opere nella città di Firenze. Questo luogo è anche punto di fermata della ciclostorica nelle terre di Giotto. Si
Siamo arrivati nel centro di Vicchio, proprio qui alle mie spalle si erige la statua di Giotto. Proprio da qui purtroppo arriveranno i nostri saluti finali, perché qua si conclude la nostra bellissima giornata pedali che ci ha fatto scoprire un Mugello, sono convinto, non conosciuto a tutti. Mauro, perdonami se ti ho fatto parlare poco, hai un pochino di voce bassa, ma insomma, ti è piaciuta questa giornata? La giornata è stata splendida, io mi scuso per la voce perché purtroppo oggi è saltata. Una splendida giornata passata insieme, facendo vedere a tutti che il Mugello si può fare con qualsiasi mezzo, perché è bello con la mountain bike, con la gravel, con le bici storiche. Siete stati dei registi e dei ciceroni fantastici. Il nostro appuntamento naturalmente per il prossimo episodio di Bike In. Benvenuti in Toscana!